Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione Jap di Dragon Ball Z Dokkan Battle per andare a provare assieme Ub, il nuovo Ub del Battlefield, in un team che è stato costruito praticamente apposta per farlo trasformare. Abbiamo il linker, che nel senso è quasi uno dei pochi che li linkano in team Resurrected, cioè abbiamo il bellissimo Bufat, ottimo PG da giocare in generale comunque, ma è anche uno dei pochi che gli linka, più che altro non i link di chi, però almeno gli linka qualcosa, Majin, quelle robe lì. Detto questo ragazzi, andiamo a provare il team assieme e vediamo se riesco a trasformarlo, anche perché è un po' gestito appositamente per farlo trasformare, cioè è un team brutto, è un team schifoso, ci sto giocando dentro anche le cose più orribili, no? Nel senso, e ovviamente perché lo vogliamo trasformare, io so di un evento che ci permetterà di trasformarlo, cioè quello di Broly è uno di quei pochissimi eventi che permette certe trasformazioni, perché 40% di HP bastano veramente una special in croce dal terzo turno in poi, quando abbiamo contro il bellissimo Broly fisico vero e proprio. Può funzionare come strategia. Arles e Kid Buu, ragazzi. E vabbè, è quel che è. Questo PG ha relativamente un bel po' di problemi per il fatto che comunque linka malino. E l'unico che gli linka in Resurrected Warrior bene è quel Buu. È quel Buu perché quando si riesce a trasformare, riusciamo a sfruttarlo al meglio con i link Majin e tutto. Comunque andiamo a prendere il ki, speriamo anche di beccare più ki possibile su Ub. Mi sbaglierò sempre in questo video, Ub e Bu, mi sbaglierò sempre. Però lo scopo è anche quello di giocare male, perché se no non lo trasformiamo. E ovviamente il caro Ub è molto più forte in versione Majub ed è difficile giocarlo. Allora vediamo un pochino esattamente. Se io me la voglio giocare malissimo, come me la gioco malissimo? Diciamo in questo modo, secondo me. Devo fargli tankare tutte le robe sbagliate. È un gran macello. Comunque, ovviamente, quando si tratta di Madonna, mi sbaglierò sempre, ragazzi. Ve lo dico già, mi sbaglierò sempre. Ho un difetto mentale a dire Bu e Ub. Non ce la faccio. Comunque, quando in versione Ub normale è veramente facile mandarlo in 18 e oltre, perché comunque parte con tanto di quel boost al ki, anche perché non si prendono tanti danni. Vediamo un pochino intanto, che è fatta apposta sta roba, 55.000, ok, 1.700, non fa schifo, per l'amor di Dio, non fa schifo. 1.700, fa più di Metacooler per ora, però ovviamente Metacooler, uè, cretino anche magico. Ovviamente fa dei suoi bei danni, non fa schifo, però sono i link che non mi piacciono più di tanto, i link che ha, perché è un disastro da essere giocato, è veramente un disastro. Quindi per quello l'ho comprato io a 250.000, vediamo un pochino come se la gioca, anche perché in un team vero e proprio non lo vedo proprio giocabile. È un po' difficile giocare questo PG, veramente difficile. Allora vediamo un pochino qua come possiamo fare. Mettiamo a tankare quello schifoso. È un disastro, io devo giocare male. Devo giocare male per trasformarlo. Anche perché con Frieza Evo non lo trasformeremo mai in realtà, forse. Dobbiamo beccarci tante di quelle special, ma proprio tante. Dobbiamo giocarcela male. Dobbiamo giocarcela male, è un casino, è un disastro fare queste robe. Oh, ma non è che mi dai una special... No? Zero? Zero special? Ok, quella è una buona occasione. Questa è una buona occasione di prendere tanti danni. Ovviamente, come detto, è facile mandarlo in 24. All'inizio è veramente facile mandarlo in 24. Quindi neanche tanto schifoso. Non è neanche tanto schifoso in realtà all'inizio. Per essere buono normale non fa schifo. La 18 la vede sempre. Però io lo voglio vedere trasformato. 1.600.000. Comunque come danni non fa schifo veramente. È carino, 1.600.000. Comunque un PG free to play. Ovviamente sono 19k, e costa un po' questo Ub. 250.000 punti. Si sente. Oh, grazie! Forse però prendiamo anche troppi danni in realtà. Però forse lo trasformiamo. Sì, se lo si vuole vedere trasformato, questo è il metodo. Con qualcuno che gira, ok, siamo sotto al 40. Questo turno ci curiamo però. Ok,
Ok, abbiamo Kid Buu fisico però. E qua iniziano sti problemi, ragazzi. Quello che intendo un attimo è un po' un problema. Vabbè, teniamo tutte le orbe STR. Cavolo. È un po' un problema trasformarlo in realtà. E poi da quando si trasforma diventerà un po' più difficile giocarlo, eh? Quello è da prendere in considerazione. Ok, se ora riusciamo a scendere ancora un pochino, perché siamo al 50%, se riusciamo a scendere ancora il giusto, riusciamo a trasformarlo. E lo vediamo in versione Majub. Ancora un turno. Qua però giocare male ora è un rischio. Ah, che casino di carta! Che casino di carta! Ah, ma noia sta roba, ragazzi! Ma noia veramente un sacco sta roba. Direi di tenerlo al centro. Dai, facciamo in questo modo. Cerchiamo però di non prendere troppe orb. Ci curiamo troppo. Però forse dovrebbe bastare. È il prossimo turno che ci ricuriamo. È un macello! È un macello, raga! Un'altra 24 all'incirca. Sì, sì. La 24 la vede molto facilmente. Questa è una cosa buona. Una cosa che un po' ci sta, nel senso, cioè, si riesce spesso a lanciare la 24 key. E per quello, ok. Però io lo voglio vedere trasformato. Cioè, se non riesco a trasformarmi su questo evento, un po' mi incavolo. Siamo anche nella fase fisica. Ora fa i suoi veri danni. Io però non voglio rischiare di perdere per trasformare un PG. Quella è la cosa. 188.000, siamo a metà vita. Ovviamente cala il danno che può fare questo. Poco da fare. Più si cala, più lui cala i danni. Poco da fare. Ok. E ora prende anche un sacco di mazzate. Cavolo, per rimanere in vita al prossimo io uso un item. Ok, ora lo trasformiamo. Ho paura però della special. Non fare troppi danni. Non fare troppi danni. Ok, 40% siamo. Siamo quasi a 40% di vita. Che due scatole trasformare sto personaggio. Che due scatole. Però con quei danni là finali, Forse è fattibile trasformarlo. Vabbè, dai, usiamo un Whis. Non voglio morire, dai. Non voglio morire, ragazzi, semplicemente. A meno quello non voglio morire in un evento così. Cioè, ci sono già morto svariate volte da Broly. Però non voglio morire a fare in questo modo. Vabbè, dai, vediamo. Io spero di trasformarlo. Dovremmo prendere abbastanza danni sopra Tarles che possiamo trasformarlo. 3000. Sì, con quel colpo là che andiamo a prendere, soprattutto se è una special. Se è una special lo riusciamo a trasformare tranquillamente. Andiamo un po'. Ok. C'è la possibilità che sia una special sopra Tarles. Ci va più che bene noi questa cosa. Fagli la special. Oh sì, ti adoro Broly, ti adoro. Anche perché non prenderemo troppi danni. Cioè, ne prendiamo, ma non troppi da perdere. Oh, eccolo qua, si trasforma. Ecco la trasformazione con Ubla che ride. Eccolo qua, Majub. Ce l'ho fatta però. Ho dovuto giocare in un modo proprio brutto. E il vero problema ora è questo. Ovviamente entra in gioco il fatto che, regà, ora non è più divertente giocarlo questo. Ti odio Ub. Ti odio. Ora diventi ingiocabile in questo team. Però abbiamo molte orb tech. Dai, almeno le orb tech ce le abbiamo. Ora io però lo voglio. Vabbè, Kid Buu ormai se ne va dal turno. Amen, dai. Ok, andiamo. Ora per fortuna abbiamo molte orb tech. Dai, per fortuna una 24 la vediamo. In un turno anche decisamente buono. L'abbiamo trasformato. Vediamo un po' come ora da trasformato. Di sicuro comunque da non trasformato non ha problemi. Quello è una cosa buona e accettabilissima, anzi, come cosa. Non ha problemi. Alla fine parte sempre con tanto. Troppo in realtà. Con troppo chi? 2 milioni e 100. Dai, non fa schifo come danno. Non fa di certo schifo come danno questo Majub. 2 milioni e 100. Non è terribile. È solo che per arrivare a 2 milioni e 100 abbiamo fatto delle robe impossibili. Quello è il disastro. Allora, se noi riusciamo a rimanere in vita ancora un turno, forse vediamo un 40% attacco, eh. Dico forse perché non ne sono abbastanza sicuro. Però va bene comunque. Anzi,
Ah, vabbè, no. Lasciamo perdere. Andiamo all in. Andiamo all in. Qua è un problema, però. Qua diventa un problema, ragazzi. Qua è un problema. Non abbiamo orb dopo. Questo è il vero problema. Che quando si trasforma perde quel boost assurdo che riceve dalla passiva prima. E tanto per stare a tanta vita ci si riesce a stare con tanta vita. Alla fine non è un problema quello. Anzi, la 18 la vede spesso nella prima versione. È dopo che diventa un casino vedere la 18 key. Speriamo solamente di riuscire a trasformare tante orb STR da usare quelle. Però la vedo comunque dura. Special. No. No. Vabbè, amen. A posto comunque, dai, non è un problema. 169.000, aia. Quanta vita, quanta poca vita che ho. Sto per morire. Oddio, sono rimasto in vita con 2000 HP. Oh, ok. Ok. Ub, se ti sto odiando. Ti sto odiando molto. Fattelo proprio dire, Ub, ti sto odiando molto. Però le orb le abbiamo, dai, in 18 ci andiamo. È anche un turno buono, 24. Ti sto odiando, Ub. Ub, ti sto odiando, veramente. Veramente ti sto odiando. Peccato. Peccato. E sei una carta carina, 2 milioni e 2, ok. Sei una carta carina, però ti vuoi far odiare troppo. Troppo, Ub. Cretino. Oh, cretino, 1 milione e 8. È bella, per l'amor di Dio, ma è difficilissima da giocare. Cioè, a sto punto uno bisogna proprio che vi cava bella. Trasformazione non la vediamo quasi mai, perché bisogna giocarsela veramente male. E in più, quando si trasforma in questo team è inutile. E soprattutto perde quel key. Perde quel key che lo aiuta molto nella prima versione di Ub. È un disastro sto personaggio, ragazzi. C'è poco da dire. Troppo disastroso per 250.000 punti. Sinceramente, se devo essere sincero, non ne vale la pena proprio. Carino, ma con troppi difetti. Meglio usare i punti per un Metacooler a sto punto. Metacooler LR ancora è molto buono. Fa le sue cose, con tutte le special che può lanciare anche. È molto buono Metacooler LR. E costa 150.000. 250.000 per Ub è troppo. È troppo per questa LR. Sì, fa danni, però è difficile da giocare. Sinceramente, ragazzi, se proprio non vi serve la lead Resurrected, evitate, secondo me. Bisogna evitare questo Ub. Certo, forse il Road può essere utile. Peccato che si può comprare praticamente solo ad Ability Free al momento, o al massimo Ability 1. Direi che per questo video di Dragon Ball Z da Combattle è tutto. Abbiamo provato Ub in Team Resurrected. Proviamo ad arrivare a 1000 mi piace, ragazzi. E in più ricordatevi di iscrivervi se quello che avete visto vi è piaciuto. E infine, ragazzi, vi ricordo che sono in live quasi ogni sera alle 21 sul canale Twitch. Tutti i link sono sotto in descrizione, anche per i social, ragazzi. Andate a mettere il follow e mettete il follow anche su Twitch, ragazzi. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.